Ogni volta che li vedo in campo mi sembrano sempre più bravi. Hanno una preparazione che nessun'altra squadra ha. Adesso dobbiamo mettere in pratica i nuovi schemi che abbiamo provato. Va bene, capitano! E poi la loro forza sta anche nel fatto che hanno moltissime riserve. Mentre noi... Quando andiamo a mangiare? Mentre noi abbiamo soltanto baci. Poveri noi! Mi raccomando, è una partita molto importante. Mettiamocela tutta! Sì! Ehi, dovete vincerlo assolutamente questo incontro! Ah, sei tu, Rudy. Vi consiglio di osservare con attenzione la nostra tattica. Vi sarà molto utile per quando giocherete contro di noi. Metterete in pratica qualche nuovo schema? Hanno già superato la difesa. Ecco i magnifici tre all'attacco come al solito. Stanno per fare qualcosa di diverso, ne sono sicuro. Ma che fanno? Non avevo mai visto una cosa del genere prima d'ora. Ehi! Accidenti! Ora è anche più difficile stabilire chi dei tre tira. Proprio così. Adesso è quasi impossibile riuscire a capirlo. Questa non ci voleva. Ci faranno un gol dopo l'altro quando giocheremo con loro. Non perderemo con due o tre gol di scarto, ma ce ne faranno molti di più. Secondo me con questa loro nuova tattica potrebbero farci anche 20 gol. Siete rimasti tutti di stucco di fronte al tiro supersonico, Siete rimasti tutti di stucco di fronte al nuovo tiro supersonico, Ma è inutile. Non capirò mai chi dei tre tira la palla. Rudy! Rudy! Non dovresti pensare troppo a quello che fanno quei tre. Ti sei allenato duramente per incontrare la number one e devi convincerti che potresti anche vincere. Sì, hai ragione. Rudy, Lisa, la cena è pronta! Va bene! Dai, Rudy, okay. Andiamo! Wow, sei bravissima, mamma. Sono contenta che ti piaccia, Rudy. È buonissimo. Mangia piano, non ti ingozzare. Ti farà male. Dammi un bicchiere d'acqua, per favore. Hai visto? Papà aveva ragione. Devi mangiare con più calma. Ehi, dove stai andando a quest'ora? Vado ad allenarmi un altro po'. Non fare tardi, mi raccomando. Va bene. Non sta più nella pelle. È eccitatissima al pensiero della partita di domani. Buddy! Sei venuto anche tu ad allenarti? Sì. Bene. Dai, corriamo in cima alle scale. Chi arriva prima? Via! Ah!
primo! Siamo arrivati insieme. Avete visto che non mi sbagliavo, ragazzi? Ci sono anche Rudy e Buddy qui. Accidenti, ci siete proprio tutti. Manca Leonard. E invece ci sono anch'io, capitano. Sono quassù. Stavo studiando, ma ho dovuto lasciar perdere perché non riuscivo a concentrarmi. Quindi ho abbandonato i libri e sono corso subito qua. E ho trovato anche voi. Non proprio, manca Butch, capitano. È vero. Ci sono anch'io, sto arrivando. Ehi, Butch, ti senti bene? Non è bellissimo? Tutta la squadra è riunita. Non ci eravamo dati nessun appuntamento, eppure ci siamo trovati tutti qui. Questo in fondo possiamo considerarlo il posto dove la King si è ricostituita dopo l'arrivo di Rudy. Siamo tutti affezionati a questi giardini. Ma certo, ve lo ricordate, ragazzi? Ci sono ancora i segni sugli alberi. È vero, guardate. Durante l'allenamento, prima della partita con la Number One, fingevamo che questi fossero i nostri avversari. Coraggio, ragazzi, facciamo finta che quella sia la difesa della Number One. All'attacco! Oh. Abbiamo sempre lavorato duramente per arrivare dove siamo adesso. Ehi, capitano, ci deve essere un modo per neutralizzare il tiro supersonico. In qualche maniera ci riusciremo, vedrai. Io ho una mia opinione. Ho notato che i magnifici tre della Number One eseguono il loro tiro soltanto quando tutti gli avversari sono sbilanciati in avanti. Tranne uno che evita che vadano in fuorigioco. Ma quando c'è più di un difensore tra loro e il portiere, evitano di eseguire il tiro supersonico. Quindi noi dovremmo fare in modo di rientrare rapidamente per neutralizzare le tre punte della Number One. Allora mi raccomando ai difensori, non dovete sbilanciarvi troppo in avanti. Siamo intesi? Sì! State discutendo la tattica da usare nella partita di domani? È soltanto tempo perso, ragazzi. Vedremo. Non cantare vittoria, Lenny. Sono sicuro che ce la metterete tutta. Ma per voi non c'è speranza di poter vincere. Ne sei così sicuro? Calmati, Ricky. Non sono venuto qui per fare discussioni. Buddy. Nonostante tutto, sono certo che domani farete una bella partita. Su questo ci puoi scommettere. Bene, ne riparleremo domani sul campo. Ciao a tutti. Accidenti, salta meglio di una pantera. Che rabbia, non sono riuscito a sfogarmi, maledizione. Siamo venuti qui per allenarci. Dobbiamo studiare la tattica che dovrà adottare la difesa per fermare i magnifici tre. Va bene! Mi dispiace di averti spaventata. Sono venuta a dirti in bocca al lupo per la partita di oggi. Grazie. Non potrai certo fare il tifo per me davanti a tutti. Ti sbagli, io ti farò per te. Cosa? Tu mi sei molto simpatico, ma Lenny è mio fratello, quindi ti farò per tutti e due. Però ho paura che invece ti farò più forte per te, Rudy. Wow, non posso crederci. Prendi questo. È un portafortuna. Ti aiuterà oggi. Grazie. L'hai fatto tu per me. Buona fortuna da Wendy. Benvenuti alla finale. Gli spalti sono gremiti di tifosi e parenti venuti ad assistere e a sostenere i loro beniamini nell'incontro decisivo del campionato scolastico di quest'anno. Le due squadre finaliste sono la King e la Number One. La King è la più forte e vincerà! La King ha dimostrato di essere molto forte, vincendo le ultime due partite eliminatorie con la Mariner e la Sporthouse.
Per quanto riguarda la number one, sappiamo già che è molto forte. E ce ne siamo resi conto soprattutto ieri, durante la partita con la Kemen, vinta dalla squadra di Lenny Newman grazie all'imparabile tiro supersonico. Che vinca il migliore! Siamo i più forti e vinceremo! Sì! Sei pronto a scattare? Vai! Ken! Ti fermerò io! È tua, Jan! Leonard, Luke, Luther! Presto, marcate quei tre! Subito! La difesa della King non era pronta ad affrontare un attacco così improvviso. I magnifici tre sono già in area. C'è soltanto Leonard Kramer davanti al portiere. Oh no! Ken, stai pronto? Che fa? Questo non me l'aspettavo. Devo farcela! Ah! Bene! Buddy ha respinto di pugno! Bravo, Buddy! Sei tutti noi! Calcio d'angolo in favore della number one! Sta per batterlo Jan Becker! La difesa della King è schierata davanti alla porta, pronta a respingere! Vai, Ken, eccola! Becker batte il calcio d'angolo verso Johnson, che tira al volo. Accidenti, non ce l'ha fatta. No! Oh, maledizione, l'ho mancato. Il pallone è ancora in gioco. Ci sono io! Eh? Stavolta non sbaglierò. Non la prenderai! Bravo, Rudy, vado! Finalmente sono usciti fuori dall'area. Adesso è la King che è partita all'attacco. Non posso guardare, ho paura che Rudy si faccia male. No, non preoccuparti, cara. Nostra figlia se la caverà. Ora la palla ce l'abbiamo noi e non ce la leverà nessuno! Non appena è riuscita a prendere possesso della palla, la King ha iniziato il contrattacco! Accidenti! Non ce la farai! Oh, ce l'ho fatta! Rudy, tieniti pronto! Eh? Rudy Master è marcato stretto da tre avversari e non può liberarsi! Bravi ragazzi, avete fatto bene a non lasciare spazio a Rudy! Siamo arrivati al 20° minuto del primo tempo e il risultato è ancora di 0-0. La King è di nuovo in difficoltà. La difesa è impegnata a respingere i tiri e a rimanere gli avversari. No! Oh no! Non ci voleva! La number one è riuscita a segnare. L'autore del gol è Ken Johnson, anche se c'è stata una deviazione di Luther. È stata colpa mia, capitano. Non preoccuparti, in fondo è soltanto un gol. Ora però all'attacco! Via! La King è la più forte e vincerà! Per la King, sì, pura! Leonard, Luke, Luther, marcate più stretto i tre attaccanti! Vai, Ken! Ancora una volta la difesa della King è stata superata! Sono imbattibili, nessuno riesce a fermarli. Con un attacco simile la number one non può perdere. Ora facciamo vedere chi sono i magnifici tre. Ok! Il pallone è sparito. Potrebbero tirare tutti i tre.
e sono due. Ottieni il raddoppio, ma non mi è possibile stabilire chi ha segnato. Con il tiro supersonico è difficile capire chi è stato l'ultimo a toccare la palla. L'arbitro fischia la fine del primo tempo. Il secondo tempo inizierà tra circa 15 minuti. Che faticaccia. Accidenti, se andiamo avanti così ci faranno a pezzi. Smettila di lamentarti, basta. Abbiamo ancora tutto il secondo tempo da giocare. Ricky ha ragione, non dobbiamo drammatizzare. Andrà meglio nella ripresa. Invece secondo me ha ragione Billy. Non solo non ce la faremo a segnare nessun gol, ma saranno loro che ce ne faranno ancora parecchi. Cosa hai detto? Hai capito bene, Ricky. Noi meglio di quanto abbiamo fatto non possiamo fare. A meno che non riusciamo a capire il meccanismo del tiro supersonico. Già. Nessuno di voi ha in mente qualcosa per cambiare la situazione? Veramente no. Qual è il risultato? Scusate, mi sono un po' distratto. Stiamo perdendo 2-0 e abbiamo bisogno di un'idea per ribaltare questa brutta situazione. E tu ci vieni a chiedere qual è il risultato, ciccione. Finiscila, Ricky. Io ti mandavo. Non è il momento di litigare tra di noi. Ma l'hai sentito? Ragazzi, sono soddisfatto di come vanno le cose. Capisco la vostra meraviglia, ma guardate il tabellone, per favore. Siamo arrivati al 45esimo minuto di gioco e perdiamo per 2-0. Cioè con solo due gol di scarto. E la partita è con la number one, la non più forte di fare. Tutte. Ricordate com'era la nostra squadra 6 mesi fa? Quale pensate che sarebbe stato il risultato? Nessuno il giorno di voi che è arrivato lui, avevamo la perso situazione. La partita contro l'Imperial per 21-0. No. E la nostra squadra si stava per sciogliere. Qual è il risultato? Sono Rudy Master e sono arrivato oggi in questa città. Scusate, mi piacerebbe mi moltissimo giocare nella vostra squadra. Stiamo dopo perdendo 2-0 e abbiamo far parte della bisogno King, di un'idea ritrovammo per il nostro entusiasmo e la fiducia in noi stessi. E tu ci viene a chiedere qual è il risultato? Confrontata con quella di Arina, che adesso è una squadra molto forte. Non è il momento di giudicare, siamo delle schiappe. L'hai sentito? Ragazzi, sono soddisfatto Anzi, di come vanno le cose. Tutti i nostri avversari ci rispettano. Capisco la vostra meraviglia. Non dobbiamo arrenderci. Dobbiamo lottare fino all'ultimo minuto. Che forse non è detto che non riusciremo a battere Siamo la number one e a vincere. Siamo arrivati al 45esimo minuto di capitano. Gioco e perdiamo per 2-0. Buddy, cioè con solo due gol di scarto. C'è da fare. La partita Andremo con la number one, la più forte di tutte. Certo, ci puoi scommettere, capitano. Ricordate com'era la nostra squadra 6 mesi fa? Quale pensate che sarebbe stato il risultato? Adesso parliamo un po' di tattica. Ricky, il giorno che è arrivato Rudy, avevamo perso la partita contro l'Imperial per 21-0. Tutto il primo e tempo la nostra squadra è stato marcato strettamente. Adesso invece Ricky prenderà sono il posto. Sono Rudy Master e sono arrivato oggi in questa città. Ma appena ne avrai l'occasione correrai alla tappa e nella non avrà per confondere gli avversari. Dopo che Rudy era okay. Quella di allora, quella di adesso, ritrovammo il nostro entusiasmo e la fiducia in noi stessi. Di nessuno dice più che siamo delle schiavi. Mostriamo a tutti che la King sa combattere. Anzi, tutti i nostri avversari ci rispettano e ci credono. Nonostante non il risultato sia di 2-0, dobbiamo lottare fino all'ultimo minuto. Sembra che i ragazzi della forse non è detto che non riusciremo a battere la number one forse e a vincere. Forse hanno capito come sì, neutralizzare capitano. Il tiro supersonico. Mi hai quasi commosso, sai. Ci siamo dimenticati una cosa. Andremo avanti. Non abbiamo fino più pensato fine. A trovare certo. Una soluzione per fermare i tre diabolici attaccanti della number one. Dobbiamo riconoscere che la number one ha il portiere più forte. Nel secondo tempo giocherai più avanti. Non è stato mai fatto tutto che dovrei giocare avanti. Per tutto il primo tempo Rudy è stato marcato strettamente. Adesso invece Ricky prenderà il tuo posto, Rudy. Forza, e tu aiuterai la difesa. Ma appena ne avrai l'occasione correrai all'attacco. E okay. Non avrai per confondere gli avversari. I difensori della number okay. One stanno rientrando e riusciranno sicuramente a bloccare l'attacco di Sembo Fanno. Invece no. Ho detto prima, ragazzi. Con un bel mostriamo a tutti che la King sa combattere. Verso la porta avanti! 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 È stato bravissimo, Sam. Ora veniamo noi a darti una mano. Della number one. Sembra che i ragazzi della King abbiano il morale molto alto. Forse hanno capito come neutralizzare il tiro supersonico. Ci siamo dimenticati una cosa, non abbiamo più pensato a trovare una soluzione per fermare quei tre diabolici attaccanti della number one. Dobbiamo riconoscere che tutto la number qui, one Sam. È il portiere più forte. Lenny Newman non è stato mai battuto quest'anno. Tienti pronto, fratello, vai! Facciamoci sotto, forza, forza dobbiamo fermare! Recuperate le vostre posizioni, tornate in difesa! Ok! I
difensori della number one stanno rientrando. E Fatti, riusciranno sicuramente a bloccare l'attacco di Sam O'Connor. Invece no! Qualcuno torni con indietro! Con un bel dribbling, Sam si libera e prosegue verso la porta avversaria. Solo quando gli avversari sono... Sei stato bravissimo, Sam! Ora prendiamo uno che evita che vadano fuori gioco. Sì! Un solo giocatore non può riuscire a tenerli a bada. È mia! Ragazzi, all'attacco! Ken! Che succede? Siamo caduti nella loro trappola, ragazzi! Torniamo in difesa! Tutto qui, Sam! I magnifici tre della number one sono partiti all'attacco, sfruttando un momento in cui tutta la King, tranne Rudy, era sbilanciata in avanti. Sicuramente era una trappola preparata per i nostri ragazzi. Facciamoci sotto! Vince, forza, dobbiamo fermarli! Tutti all'attacco! Rudy sta andando incontro alle nostre punte. Qualcuno torni indietro! Non avevo previsto che cambiasse posizione. I magnifici tre, secondo me, sono quando gli avversari sono rilanciati in avanti, tranne uno che evita che vadano fuori gioco. Un solo giocatore non può riuscire a tenerli a bada. È mia! Ragazzi, all'attacco! Che succede? Che fa? Stavolta non ci riuscirete! Rudy si lancia contro i magnifici tre che stanno per tirare. Torniamo in difesa. Ce la farà a fermarli. I magnifici tre della number one sono partiti all'attacco, sfruttando il momento in cui tutta la King tranne Rudy era sbilanciata in avanti. Sicuramente era una trappola preparata per i nostri ragazzi. Benissimo, ora arriva il terzo.